No, di questo io sono pienamente contento della fiducia che continuano a darmi, perché io nutro nei loro confronti la stessa fiducia, perché come ho sempre detto, senza di loro nessuno di noi può andare da nessuna parte. Sono una parte essenziale, importantissima, direi indispensabile. Logicamente in questo momento che stiamo ridisegnando un'azienda più snella, quindi questo significa anche un grosso contenimento di quelli che sono i costi, stiamo ragionando logicamente sulla quantità di unità. Non è sicuramente per me una cosa bella, però purtroppo sono costretto a fare questo passo, però devo dire che anche questa mattina da parte mia, come vi è sempre stato negli anni scorsi, c'è stata piena disponibilità, i sindacati hanno compreso comunque questa nostra piena apertura al dialogo. Ci è stato chiesto di rivedere un attimo quelli che sono i numeri che nel precedente incontro l'azienda aveva comunque tirato fuori. Ho dato la mia disponibilità ad esaminare la questione, fermo restando logicamente che non dobbiamo andare ad aumentare comunque quelli che saranno i costi di questa società programmata piuttosto snella. Si era parlato di una possibile partnership e poi tutto insomma si è invece concentrato su una sua guida, diciamo, ecco, dell'azienda. Quindi siamo tornati indietro da quel punto di vista, o secondo lei invece è stata una scelta insomma proprio personale? No, guardi, io prima di tutto sono abituato che una pagina quando è girata, è scritta ma è comunque girata. Siamo arrivati, diciamo, a lasciarci con queste persone per una veduta differente. Come ho già dichiarato anche precedentemente su giornali o anche ci sono dei grossi interessi intorno alla Cantarelli. In questo momento però, per non rischiare di incappare nello stesso errore di ritrovarsi per una differenza di vedute da solo ancora una volta, ho detto no, abbiamo detto facciamo un progetto che è di Cantarelli. Tutte quelle che sono, e ripeto, ci sono le opportunità di poter far entrare, collegare, non so come, queste saranno loro a trovare la forma, lo analizziamo in un secondo momento. Che si sente di dire a tutte queste donne che insomma hanno dato tanto alla sua azienda? Ma io sono pienamente cosciente che mi hanno dato tanto, ma loro sanno che anch'io ho dato veramente tanto a questa azienda e sto dandolo in questo momento e vorrei continuare a darlo. Quindi le prospettive quali possono essere? Intanto si guarderà questo piano dei sindacati? Andare avanti in un'azienda più snella, vedere quello che è venuto oggi sopra il tavolo, ripeto, poi alla fine lo concordiamo, per cui è solo da vedere un'analisi sul fattore costi, perché ripeto, deve essere un'azienda snella, quindi non si possono aggiungere ulteriori costi. Poi in quali modi? Pienamente disponibile. Quindi è possibile che questi 120 diventino meno? Ma sicuramente, in un modo o nell'altro troveremo una soluzione come l'abbiamo sempre trovata.